Benvenuti a Case Stili, una nuova puntata per parlare ancora una volta di un tema molto, come dire, imminente, il CERSAI e quindi la ceramica per l'architettura, con Andrea Ligabue che è presidente della Etruria Design, che è appunto un'azienda che produce ceramiche, nonché membro del consiglio direttivo di Confindustria Ceramica, e con Alessandro Palladino, ingegnere e architetto, progettista, designer, quindi mille sfaccettature legate al mondo della casa. Alessandro, noi pubblichiamo nel nostro numero di Case Stili, nella nostra rivista, nel numero di ottobre, pubblichiamo una casa che tu hai progettato, una ristrutturazione, sì, credo, ristrutturazione a Monteverde Vecchio, che tu hai progettato, con dei bagni molto particolari in cui hai dato libero sfogo al tuo estro creativo. Ecco, quanto è difficile progettare un bagno? Beh, devo dire e che... Da cosa parti poi? Dalla richiesta del committente oppure da un'idea, da una filosofia? Innanzitutto bisogna capire un po' il gusto del cliente, ovviamente. Io dico sempre, noi siamo dei piccoli sarti poi alla fine, quindi dobbiamo seguire quello che è il gusto e la tendenza del proprietario, perché imporre il nostro stile è comunque sempre una forzatura poi di chi abita. E invece al contrario, il cliente che impone al progettista i suoi punti di vista, quanto è difficile accettarlo? Beh, devo dire che non mi è capitato, perlomeno quelle volte che mi è capitato sono riuscito poi comunque a portarlo su una strada un po' più... Sei stato convincente. Sì, alla fine sì, con i disegni insomma alla fine si è convinto poi della mia idea, sempre comunque seguendo quello che era il suo gusto iniziale. Certo. E progettare un bagno oggi è comunque diventato un aspetto molto importante della progettazione di un interno, perché quello che prima era visto come un ambiente di servizio, quindi messo un po' da parte, quasi nascosto, oggi si tende di valorizzarlo il più possibile, renderlo il più possibile un ambiente che faccia in qualche modo parte del contesto intero. Totale. Infatti vedremo poi, la regia poi ci manderà in onda le immagini. Volevo chiedere invece ad Andrea, Alessandro parlava di sartorialità. Nel caso delle piastrelle ceramiche, noi sappiamo che la tua azienda si occupa di una produzione molto particolare, piastrelle diamantate, che sono le piastrelle, diciamo, vecchio tipo, quelle con cui si rivestivano anche le pareti della metropolitana di Parigi o anche le macellerie, no? Chiarissimo. Ecco. Quindi rispolverare questa, come dire, questo stilema così del passato, che cosa ha significato? Perché proprio questa produzione è così di nicchia? Ma diciamo che è l'azienda che nasce proprio per riportare in vita la classica piastrella diamantata dei primi del Novecento, quindi stazione... Una passione personale, estetica o una richiesta, no, una nicchia di mercato che non no, era ancora coperta? Diciamo che è una nicchia di mercato scoperta perché il prodotto era sparito completamente dal mercato. Noi lo abbiamo riportato perché è l'unica vera, io dico, piastrella che si può considerare di design, perché è tridimensionale. Quindi in un momento dove i progettisti chiaramente progettano anche l'illuminazione nell'ambiente, la possibilità di avere un rivestimento tridimensionale abbinato al colore, noi ne facciamo 73, ai formati noi ne facciamo 15, ai complementi ne facciamo 275, quindi diventa altro che sartorialità, super sartorialità. Quindi prendere un prodotto, diciamo, vecchio, sì, o almeno vecchio stile, farlo nuovo, ridargli smalto attraverso le versioni, diciamo, di colore e di formato, è sufficiente? È stata un'operazione sufficiente a dare una risposta al mercato in quella nicchia? No, diciamo che il grosso del lavoro lo ha fatto il prodotto. Cioè, il prodotto si vende da solo. Il prodotto era sparito, diciamo, per delle problematiche produttive. L'industrializzazione del prodotto ceramico era andata in una direzione diversa. Di conseguenza si era abbandonato, non che il prodotto non si vendesse più. Ecco, è chiaro che invece il prodotto la fa da padrone
È chiaro che noi oggi non è che abbiamo dovuto fare molto, l'abbiamo dovuto riscoprire. Poi è chiaro che la gamma colori va tarata secondo le tendenze del momento. Quindi una riproposizione sicuramente, un mercato che comunque ne sentiva il bisogno. Ecco, un architetto progettista, rispetto a queste novità, come ne viene a contatto? Attraverso le fiere, attraverso la pubblicità, attraverso la comunicazione dell'azienda? Come scopre, ad esempio, Alessandro Palladino che esiste un'azienda così vocata, diciamo, a fare un certo tipo di produzione, come scopre che esiste questo prodotto? Beh, si scoprono prevalentemente nelle fiere, queste ovvio, insomma, quindi le fiere sono il punto dove c'è più comunicazione poi con l'architetto. Oppure anche tramite i punti vendita dei negozi ben selezionati, comunque dove hanno prodotti di qualità. Quindi dove loro stessi sono i primi ad andarsi a trovare il prodotto di nicchia o che possa in qualche modo soddisfare le esigenze di un architetto. Quindi questo è già un messaggio all'azienda, investire in punti vendita e partecipare alle fiere, come Cersai appunto, la sua azienda partecipa a Cersai. Certo. Lei poi tra l'altro essendo un membro, di Confindustria Ceramica, puoi darci anche qualche dato, cioè noi abbiamo sentito un recente studio dell'OCSE che dice che l'Italia è già fuori, o almeno comincia a risalire la china della crisi economica. Le aziende l'avvertono questo segnale, si sentono già fuori o l'OCSE magari ha un po', come dire, è andata un po' oltre quella che è la realtà delle aziende italiane? Allora, è chiaro che il momento sicuramente non è tra i più facili. È anche vero che il nostro settore si è sempre dato da fare sia in innovazione che in ricerca, di conseguenza quello che oggi viene considerato come la base per poter passare questa crisi, diciamo che è già all'interno del nostro DNA. Ecco, è chiaro che gli ultimi mesi, diciamo, c'è se non altro un sentore, è vero che forse la discesa è terminata. Siamo arrivati, al fondo, non scendiamo più. Cersai ne è la dimostrazione più lampante, perché se c'erano qualche perplessità prima, 2 o 3 mesi fa, ma come andrà le fiere, soprattutto rispetto anche a come sono andate le altre fiere, invece direi che è andata benissimo, perché gli spazi sono completamente esauriti. Quindi parliamo di 90.000 metri circa di spazio espositivo, 1.100 aziende che espongono, pertanto diciamo che sotto questo aspetto c'è una percezione proprio più positiva. Quindi abbiamo fatto il pienone, diamo un segnale forte agli investitori che a tutto il mercato. La tua azienda si trova nel Modenese, dove poi si concentra più o meno il 60-70% credo delle aziende italiane delle piastrelle. Mi risulta che ci sia anche in quella zona una forte concorrenza cinese, anche in questo settore, cioè ormai non abbiamo più... quali sono le strategie per fronteggiare sul territorio questa concorrenza che praticamente si è installata sul vostro stesso territorio e vi ha in un certo senso rubato un know-how? Allora, diciamo che per quanto riguarda l'impiantistica, è chiaro che ognuno fa la sua gara e di conseguenza l'impiantista va a vendere in giro per il mondo la sua produzione. Quindi da quel lato lì è praticamente impossibile bloccare, è vero, il fatto che oggi forse gli impianti più moderni sono all'estero. Ecco. Ma quello che non si può rubare è il contenuto, diciamo, del comprensorio, dato da 50 anni di ricerca, lo stravolgimento del prodotto ceramico negli ultimi 50 anni l'abbiamo fatto noi italiani. Di conseguenza abbiamo un bagaglio tecnico-culturale per cui gli altri io penso che debbano fare ancora molta gara. Speriamo, ce lo auguriamo, il nostro punto di forza. Diciamo che loro sono andati ad occupare la fascia più bassa, è vero, del mercato. È chiaro che noi dobbiamo stare molto attenti a non farci risucchiare, è vero, in quella posizione. Ecco, e a questo punto il compito degli architetti qual è? Nel proporre prodotti di qualità
ai clienti per portare, tenere su un mercato, diciamo, uno strano? E come si pone l'architetto? Devo dire che anche a questo tema dell'economia. Dipende sempre dal portafoglio clienti che uno ha, insomma, da quanto il cliente è disposto a spendere per una ristrutturazione. È ovvio, se il livello è basso, la concorrenza cinese sicuramente è superiore, immagino, a quella nostra come costi. Però ecco, se il cliente invece è particolare e ricerca un certo tipo di design, un certo tipo di qualità all'interno del proprio bagno, è ovvio che il mercato è esclusivamente quello nostro, insomma. Certo. Non si va alla ricerca all'estero di prodotti, perché quando si cerca quel tipo di qualità non si guarda neanche più al costo. Ecco, ma a proposito di costi, quanto costa fare un bagno? Perché la gente si spaventa tanto quando deve ristrutturare un bagno? E soprattutto, qual è il costo aggiuntivo di fare un buon bagno che nasce da un progetto di un architetto rispetto al fai da te, come fanno in parecchi del resto? Devo dire che proprio analizzare il costo vero e proprio solo del comparto bagno è un po' complicato nel mio caso, in quanto occupandomi dell'intera ristrutturazione, quindi rientra anche la progettazione del bagno. Certo. Comunque, ecco, non è detto poi che fare un bagno di qualità, un bagno di design, costi più di un bagno classico. Anzi, perché molte volte usando magari dei tipi di progettazioni più minimalisti o più, se vogliamo, più semplici, il materiale che viene impiegato al suo interno è sicuramente una superficie minore rispetto al bagno classico, però di qualità maggiore rispetto a prima. Quindi il costo non è così alto poi alla fine rispetto a un bagno classico. Quindi è un costo, diciamo, che si ammortizza nella qualità e nella durata estetica anche del prodotto. Ci sono dei bagni che hanno un costo inferiore ma che hanno una durata estetica molto breve, perché poi, come si dice, stancano, no? e non si ha più voglia di vederli, mentre invece penso che, ecco, appunto, un prodotto di qualità ha una durata estetica, in questo possiamo definirlo un investimento. Certo. Ma anche nelle soluzioni tecnologiche, poi nelle soluzioni impiantistiche, anche nelle soluzioni che si vanno ad individuare, no? In un bagno c'è un effettivo, come dire, risparmio, nel senso che io so che lei è un professionista molto attento alla sostenibilità, quindi alla progettazione di un certo tipo che mira poi al risparmio energetico, al risparmio idrico in questi casi. Questo sistema che tu hai come dire, inventato o applicato, in che cosa consiste? Parliamo di scarichi del bagno. Sì, parliamo di scarichi del bagno. Allora, in questo appartamento ho praticamente, non ho fatto altro che, non dico inventare, perché alla fine c'è poco di invenzione, ma comunque sfruttare quello che era l'acqua di condensa dei condizionatori, ovvero, cioè, come si forma questa acqua di condensa poi? Un condizionatore è formato da una macchina interna e una macchina esterna. Certo. Tramite un ciclo termodinamico avviene una trasformazione del gas. Questa trasformazione genera comunque della condensa, sulle batterie. Quindi con il raffreddamento del vapore si genera quest'acqua. Quest'acqua attualmente viene mandata negli scarichi, quindi viene gettata via quest'acqua che è un'acqua distillata. Sì, ci sono i contenitori, infatti. Anche se non è un'acqua distillata vera e propria, perché la distillazione, come si faceva nel Medioevo col tubo di Liebig, aveva poi un contenitore sterile. Nel nostro caso, avendo invece delle vaschette, delle batterie che non sono più che sterilizzate, abbiamo una demineralizzazione di quest'acqua. Quindi acqua demineralizzata. È un'acqua demineralizzata, cioè è assente di sali, ma a livello di microbatteri non è così pura, insomma, non è un'acqua che si può bere. E quindi ottima per lo scarico, è non potabile, chiaramente, ma riutilizzabile. Sì. E quindi in questo appartamento ho progettato questo sistema che è registrato attualmente, spero che entri in produzione il prima possibile, un sistema dove l'acqua di condensa viene mandata nello scarico, senza però passare per il gabarit, perché il problema grosso qual era? Che il gabarit, una volta che scarica, ha un tempo di riempimento che è minore rispetto all'acqua di condensa che mi si accumula. Certo, questo è un discorso molto, come dire, molto interessante, che andiamo ad approfondire subito dopo l'interruzione pubblicitaria. A tra poco.
di nuovo in studio con noi, con Case Stili. Parlavamo di condensa e di utilizzo degli scarichi, della condensa, dei condizionatori, appunto per lo scarico dei bagni, con Alessandro Palladino. La domanda è: ma quanti litri di acqua si possono accumulare dalla condensa dei condizionatori? Allora, guarda, da un test che abbiamo effettuato in questo appartamento nel mese di giugno, con un tasso di umidità non particolarmente alto, il 45% di tasso. Parliamo di umidità. Condizionamento estivo, cioè estivo. Il solo funzionamento estivo, non estivo. Pompa di calore. Però anche con la pompa di calore è uguale. Mm-hmm. E siamo riusciti ad ottenere 7 litri d'acqua all'ora. Per un intero appartamento. Abbastanza. Consideriamo che un condizionatore che va dai 7.000 BTU ai 24.000 BTU, sia dalle schede tecniche proprio, sì, sì, dai 0,9 litri l'ora per i 7.000, di media parlo, poi c'è quello che ne produce un po' di più, quello che ne produce un po' di meno, fino ai 3 litri l'ora, per macchina questo, mm-hmm, quindi moltiplicato per n macchine in un appartamento, o meglio ancora, in un ufficio. Certo. In grosse strutture dove i condizionatori sono aperti per 12 ore consecutive, la quantità d'acqua che si riesce a risparmiare, a produrre a questo Quindi punto. È acqua. Perché che mentre, si... esempio, se noi mettiamo a posto il rubinetto che perde, no? Quindi noi se prendiamo un rubinetto che perde 30 gocce al minuto, alla fine della giornata abbiamo buttato 16 litri d'acqua, 16 litri e mezzo d'acqua. Lì c'è stato un risparmio dell'acqua che noi utilizzavamo. In questo caso l'acqua viene prodotta, quindi certo, non c'è un risparmio idrico, ma anzi c'è un'aggiunta su ecco, quello che... quest'acqua viene raccolta in un serbatoio che poi con una viene pompa utilizzato, poi portata con una pompa dove, quindi dove che serve. Aspira e la sì, manda sì, agli impianti. Esatto. Quindi quest'acqua prodotta produce comunque un risparmio rispetto al... Beh, in questo appartamento da giugno non usano più l'acqua corrente, potabile, perché l'acqua poi è potabile, acqua potabile, è acqua che buona finisce quella negli che noi scarichi, utilizziamo per gli scarichi. Certo. Consideriamo che ogni volta che scarichiamo sono una media dai 7 ai 9 litri, quindi insomma ogni persona in media scarica 3-4 volte al giorno, se lo moltiplichiamo certo, una volta sono quantità di litri d'acqua che noi gettiamo via, mentre con questo sistema noi produciamo acqua. Per di più, considerando magari a luglio-agosto dove il tasso di umidità è ancora più alto, quindi un utilizzo più alto, frequente, o in climi tropicali o cose di questo genere, la quantità d'acqua che si viene ad accumulare è tantissima. Certo, no, è una, direi, una sana, come dire, abitudine quella certo, di imparare a risparmiare l'acqua. E invece in azienda come si risparmia l'acqua, per esempio? Beh, diciamo che nella produzione nella mattonelle produzione c'è un utilizzo di piastrelle, chiaramente soprattutto nel caso dei prodotti smaltati come possono essere i nostri, gli smalti sono acquosi, di conseguenza è chiaro che nel ciclo produttivo c'è un dispendio di acqua importante. Con degli impianti di depurazione molto efficaci, diciamo, si riesce a rimettere nel ciclo produttivo una parte e comunque nel circolo, è vero, fognario, il resto senza andare a creare dei problemi. Cioè, oggi l'acqua uscita... Immettete in fognatura delle acque, non pulite, troppo, diciamo... No, diciamo pulite. Ah, pulite. Pulite. Che non possono essere comunque riutilizzate. Non sono chiaramente potabili, ma sono pulite. Bene. Ecco, quindi diciamo che, anzi, vorrei spezzare una lancia in favore dei produttori italiani da questo punto di vista, mm-hmm, perché siamo stati i primi, è vero, a prendere coscienza di un problema ambientale che la produzione ceramica aveva. Ecco, quindi oggi direi che noi ricicliamo il 95%, è vero, degli scarti di lavorazione. Ecco, ma la materia prima nei tempi andati l'avevate, diciamo, sul luogo, quindi chiaro, utilizzavate. Adesso esistono ancora questi bacini di materia prima? No, diciamo che nelle nostre zone, diciamo che l'utilizzo è minimo. Quindi le cave si sono pressoché esaurite. Diciamo che oggi, allora, diciamo che
la ricerca e l'innovazione sul prodotto ceramico ha portato a fare formati più grandi, è vero, con caratteristiche tecniche nettamente superiori a quelle che erano, per dire, 20-25 anni fa, grazie alle materie prime. Cioè, noi non abbiamo più utilizzato le materie prime in loco, ma siamo andati a cercare quelle che erano le materie prime ideali per poter ottenere determinate caratteristiche lei, sul prodotto lei finito. Dove le trova queste materie prime? Ma diciamo dove, che le materie prime vengono, è vero, dalla Germania, vengono dall'Ucraina, vengono dalla Turchia. Ecco, quindi diciamo che dove ci sono cave di determinate caratteristiche, allora noi andiamo ad attingere. Ecco. E quali sono le caratteristiche per fare un prodotto di questo tipo? Quindi tridimensionale, smaltato, c'è un prodotto in particolare o è un prodotto, diciamo, di mercato? No, no, diciamo che dal nostro... Una percentuale magari maggiore o minore? No, allora noi dobbiamo fare una differenziazione tra due tipologie di produzione. Allora, la produzione industriale basata sul porcellanato, che allora ha bisogno di materie prime selezionate di un certo tipo, e vale il discorso che ho fatto adesso. Sì. Per quanto riguarda il prodotto tipo il nostro, la classica piastrella diamantata è una bicottura classica che usufruisce ancora dell'utilizzo di argille del luogo, ecco. È vero, e quello che fa la differenza più che l'impasto, quindi, della materia prima è lo smalto, la quantità quindi di smalto, la finitura e soprattutto il tipo di cottura. Ecco, bicottura, perché? Viene cotta due volte? Viene cotta due la volte. Prima volta, diciamo, la terra il cotta. Supporto. Il supporto e viene cotto, poi dopo viene smaltato e viene ricotto. E cotto di nuovo. Ecco, quindi la seconda cottura, per avere determinate caratteristiche estetiche, quindi profondità di smalto, è vero, ha bisogno di un ciclo di cottura molto lungo. E quindi noi utilizziamo, per semplificare la cosa, dei forni anomali per la produzione industriale, cioè del porcellanato. Cioè dei forni a che gradazione? No, diciamo che la gradazione sono 970, 940, 950. Quello che è la differenza è la permanenza in cottura. Ecco, che per il porcellanato è di un'ora, un'ora e mezzo, due. Per quanto riguarda la bicottura tipo la nostra, è vero, il ciclo è 9, 10, 11 ore a seconda dei colori. Quindi diciamo una stagionatura in forno, diciamo, se che vogliamo. È un processo di cottura più lento e quindi più lungo. Sì, leggevo che nel 2008 si sono prodotti 512 milioni di metri quadri di piastrelle in Italia. Quanti ne ha prodotti Etruria Design? Che percentuale di questo? Allora, l'Etruria Design, io dico, non fa dei metri quadrati, ma fa dei centimetri, tanto per dare, è vero, un dare un valore alle cose. Di paragone, è vero, molto semplice. Cioè, noi, diciamo, lavoriamo un po', diciamo, nello stesso modo che lavora Alessandro. Ecco, lui vede l'ambiente nella sua complessità, noi vediamo la nostra produzione, è vero, nella complessità, è vero, del lavoro singolo. Ecco, non c'è una produzione industriale, cioè, tanto per dire, il forno industriale tu lo accendi, certo, e va in continuo. Ecco, noi usiamo dei forni intermittenti, cosa vuol dire? Che tu lo accendi, questo va in temperatura e poi dopo torna a scendere e poi si spegne. Cioè, quindi già quello fa capire che la produzione non è una produzione di massa, certo, di grandi quantità. Del... C'è un'interruzione. Sì, sì. Ecco, quindi non è un termine raffrontabile assolutamente. Ecco, noi lavoriamo più sul pezzo. Diciamo che fate parte di questi 512 milioni di metri quadri in minima parte. In minima parte. In minima parte. Poi pochi oggi, ma buoni. Oggi, sinceramente, non saprei neanche dire qual è lo 0,0 qualche cosa, è vero, che noi produciamo. Alessandro, uno dei temi, no, della New Economy, se funziona vuol dire che è vecchio e quindi bisogna cambiarlo. Questa ansia, no, a cambiamenti continui,
Quanto poi si riscontra nella realtà, cioè la gente che fa il bagno, che ristruttura le case, che le rimette a posto, che periodi ha di ritorno su questo? Beh, la cucina che... si dice si cambia 2 volte o 3 volte al massimo nella vita. Sì. Però rispetto a questi consumi così veloci a cui vorrebbero, come dire, indurci, poi la realtà qual è? La realtà personale, devo dire, sì? Vedo che alla fine è ormai diventata abitudine che quando si compra un appartamento si struttura completamente, anche se l'appartamento che magari che c'era quando al momento dell'acquisto era ottimo, però ormai è diventato consueta abitudine stravolgerlo completamente, per dare proprio l'impronta personale, cose che fino a pochi anni fa non era così, magari si dava una biancata, si rifacevano sui bagni, mentre adesso si rifà completamente tutto. Quindi c'è questa voglia di cambiare o perlomeno lasciare il proprio segno nella nuova dimora. Quindi c'è più a livello strutturale che a livello, diciamo, di arredo. Sì, è difficile che ti chiamino solo per rifare un bagno, ecco. Perlomeno a me non mi è capitato mai, che mi abbiano chiamato solo per rifare la cucina o per rifare il bagno. E la richiesta è di rifà per avere impianti più efficienti o perché la parete di un certo tipo? Un po' tipo? Come un vestito alla fine, lo si fa solo per cambiare il gusto, ci lo stile dell'appartamento. Ci devo stare comodo e mi deve piacere, quindi c'è questa doppia... Bene, una breve interruzione e ci vediamo tra poco. Benvenuti di nuovo in studio con Alessandro Palladino, architetto e ingegnere, e Andrea Ligabue di Etruria Design. Abbiamo delle immagini da farvi vedere di alcuni progetti realizzati da Alessandro Palladino, alcuni bagni, la regia ci può mandare, ecco, questa è intanto una pianta di un appartamento che Alessandro magari ci illustra. Sì, ecco, questo che vediamo in alto a destra è il bagno che abbiamo visto all'inizio, dove troviamo il lavandino trapezoidale. Mentre la cosa particolare del secondo bagno, che si trova sulla sinistra, è una, passami il termine, una specie di entropia di un bagno, cioè una sorta di disordine, o come se avessi esploso quello che era la funzione iniziale. Cioè il bagno si scompone si ricompone in maniera di tanti elementi. Quindi troviamo il lavandino che entra a far parte a questo punto della camera da letto, quindi non è più chiuso in un ambiente a sé, ma è comunicante proprio con l'ambiente letto. E bidet e tazza e la doccia invece sono collocati in altri due ambienti, uno limitrofo all'altro. Creando così una sorta di corridoio insieme ai due spogliatoi, dando un aspetto dinamico poi dell'ambiente interno. Quindi ho scomposto completamente quello che poteva essere inizialmente una semplice porta con un ambiente unico, ma sono diventati tanti microambienti dove c'è una sorpresa continua andando avanti. Quindi e poi, trovare questi nuovi ambienti, spazi, come dire, interattivi. Sono sempre interattivi perché tutti i vetri sono trasparenti, dagli spogliatoi al piatto doccia. Quindi non c'è una separazione vera e propria, ma c'è una separazione virtuale solo. Praticamente una suite dedicata ad un unico utente, diciamo il problema della privacy in questo caso non si era posto, quindi l'utilizzo dei vetri poteva essere specificato. Questo è il lavandino, il lavabo che dicevamo. Il lavandino, disegnando un mobile che abbraccia quel muro, diventa sul lato destro comò della camera. Quindi da un lato è comò e dall'altra parte diventa mobile dove è alloggiato il lavandino. Certo.
Le immagini dopo si potrebbe vedere ancora meglio. Una sala così dedicata. Parte del questa è sempre la camera da letto. Il letto si trova in fondo sulla sinistra e a destra, qui non si capisce bene, ma c'è questo susseguirsi di porte. Sono quattro porte in vetro trasparenti, dove ogni porta all'interno c'è una funzione diversa. Del bagno. Quindi ho completamente scollegato quello che era l'idea concettuale del bagno comunità. Come mai di creare... Perché secondo me il bagno non deve essere moduli, più visto. Ecco. Sì, non deve essere visto più come concetto, io entro in un ambiente e con uno sguardo solo vedo tutti gli ambienti, ma deve diventare una sorta di microambienti dove due persone contemporaneamente ne possono usufruire avendoci sempre una propria intimità, tant'è vero che entrando nel bidet dalla parte dei sanitari, anche se la porta è trasparente, ma i sanitari sono messi in modo tale che chi adopera il lavandino non vede comunque l'altra persona all'interno dei sanitari. Quindi un bagno sanitari. Per coppie, quindi diciamo. C'è una permeabilità comunque massima di luce, di aria, però visivamente comunque c'è una separazione netta. Ecco, questa è la stanza degli ospiti? No, questo è un altro appartamentino che è limitrofo a quello che abbiamo visto adesso, perché ho dovuto dividere l'appartamento in 180 metri quadri e questo che è di 25 metri quadri per il figlio, era. E dove all'interno vediamo appunto c'è un armadio, c'è un letto, i divani, a sinistra c'è un mobile che racchiude anche una cucina. Anche gli armadi realizzati da me, sul design. Sì, sì. Anche quello è come se fosse un'esplosione di un armadio, se vediamo, vediamo esploso in scomposto in più anche quello. E il bagno in questo appartamento entra proprio a far gioco nell'ambiente stesso, cioè non è racchiuso anche questo, ma entra in comunicazione. Tant'è vero che lasciando la porta aperta del bagno non si percepisce che dietro c'è un bagno. Perché vedi, il parquet continua fino a dentro, in fondo c'è una parete di cemento con un termoarredo molto simpatico che crea come quasi un gioco. Che fa prospettiva. Esatto, quindi ecco. Finché uno non entra all'interno non si capisce esattamente che funzioni ci sia. Questo entrando sul lato destro troviamo il lavandino in acciaio che è nascosto in una nicchia e quello il piatto doccia che è comunicante con il letto ed è diviso semplicemente da una persianina e quindi quando il ragazzo è a letto può godere della luce che è esattamente nel controcampo di questa foto, cioè alle mie spalle c'ho la finestra quindi che guarda poi Piazza Venezia, quindi c'è una vista bellissima. Quindi questo per evitare i cosiddetti bagni ciechi che purtroppo oggi sono... quindi io sfrutto la finestra del bagno portando la luce addirittura fino al letto, passando per il bagno stesso. Quindi è una soluzione molto pratica. Quindi ecco, anche in questo caso non ho chiuso il bagno, ma l'ho cercato di aprirlo il più possibile nell'ambiente comunicante, rendendo questo stesso attore, poi è protagonista dell'ambiente principale. Ecco, questo conferma l'importanza del progettista nell'ambito anche di una ristrutturazione. È diventato diciamo più importante il bagno alla fine in questo appartamento che tutto il resto, è diventato quasi un gioco. Beh, ma in effetti il bagno è sempre di più uno degli ambienti principali della casa. Ecco, in quanto ambiente principale poi necessita diciamo di alcuni accorgimenti su misura, come abbiamo visto il lavabo in corian o il lavabo passante nella camera da letto. Per quanto riguarda invece la piastrella custom made è possibile, cioè fatta a richiesta del cliente rispetto ad una produzione standard? È possibile? Si può avere? Diciamo e quali che, difficoltà comporta? Allora, come è strutturata la nostra produzione è possibile quasi tutto. Dipende sempre, è vero, da che cosa poi in termini di quantità si vuole. Chiaramente il discorso della quantità. Dopo a quel punto lì dipende dal prezzo e la quotazione cambia notevolmente. Cioè noi siamo attrezzati per poter seguire il nostro cliente, soprattutto progettista, fino dove vuole. È chiaro che poi dopo bisogna vedere la committenza finale, se sulla valuta è disposta, è vero, ad accettare determinate cose. Ma diciamo che la richiesta più che altro avviene in merito a delle soluzioni da adottare in determinate zone dell'ambiente. Sì. Ecco, dove diciamo c'è bisogno di un angolo particolare, c'è bisogno di un pezzo particolare, allora quello noi siamo in grado di poterlo fare. La differenza di formato, quando è minima, non è molto richiesta. Ecco,
discorso molto importante avviene anche sul colore, cioè c'è una richiesta spesso e volentieri di un colore particolare. E dove è fattibile, per i motivi che ho detto prima, noi seguiamo volentieri. Ecco, ma voi avete una produzione, diciamo, orientata al mercato straniero e una produzione prettamente italiana, o una produzione unica che diciamo, si propone a tutti i mercati? Allora, diciamo, noi... Voglio dire, i mercati stranieri, su cui mi pare che voi andiate per il 70% sì, del vostro fatturato, hanno delle richieste specifiche diverse da quelle del mercato italiano che voi dovete No, diciamo evadere? Che per quanto riguarda il nostro prodotto è una linea ben precisa che difficilmente cambia da mercato interno a mercato, diciamo così, estero. Se noi parliamo del Liberty, qui Alessandro mi può aiutare, il Liberty è uguale in Italia, come è uguale in Belgio, come è uguale, ecco, diciamo con leggere sfumature, però la linea guida è quella lì. Ecco, diciamo che noi quando parliamo poi di mercato estero, bisogna fare una distinzione netta. Diciamo, il prodotto in generale ceramico ha dei mercati esteri ben definiti. Nel nostro caso parliamo più che altro di clienti. Ho capito. È vero, più che di mercati. Ecco, perché noi abbiamo bisogno di avere il cliente rivolto più che altro al progetto, l'abbinamento col progettista. Quindi chiaramente i vostri clienti sono sempre architetti, progettisti e designer. Cioè... Sicuramente, è chiaro che poi la catena commerciale è sempre rivolta al distributore, al retail, però diciamo che alla fine noi siamo, è vero, in sintonia e a braccetto sempre col progettista. Mm-hmm. Alessandro, li potremmo definire questo tipo di piastrella diamantata un po' un neodecorativismo? Oh, come la vedi nell'ambito del... Sì, anche per del... la sua stessa tridimensionalità alla fine, no? Quindi questo decoro che esce di fuori di un'immagine, se vogliamo, piana. Mm-hmm. Quindi sì, possiamo dire che si avvicina a quello stile. Possiamo definirlo così, e che, diciamo, che riscontro ha nel pubblico? Tu che hai un po' il polso lavorando sull'utente finale. Oddio, perlomeno sulla mia clientela è più orientata a uno stile più minimalista, se vogliamo. Però insomma, c'è una grandissima clientela che scelgono quel tipo di piastrelle. Ecco, operando su Roma, soprattutto su Roma, nelle ristrutturazioni, le progettazioni che segui, c'è uno stile romano del bagno? Cioè, quanto pesa poi questo fatto nella romanità? I marmi, i cristalli? No, è un po' passato. È passato, per fortuna. Fino a 15-20 anni fa c'era molto il travertino, il marmo, sì, esatto, verde, soprattutto il Guatemala si usava molto, o addirittura anche il marmo nero era molto in voga negli anni 70. Poi ho il periodo del marmo di Carrara, quindi tutti i bagni erano di questi marmi bianchi con dei decori, lo sa anche. Poi fortunatamente, devo dire, siamo usciti un po' da quella concezione, anche perché quello stile era uno di quegli stili che comunque identificava proprio l'ambiente bagno, no? Mm-hmm. Un po' il contrario del mio concetto, che invece è proprio quello di rendere permeabile il bagno rispetto a tutto il resto. Quindi fare un bagno in marmo significa che poi deve avere un linguaggio che sia uniforme per tutta casa, cosa che prima non era proprio visto così, c'era una separazione più netta tra gli ambienti. Bene, qualche minuto di intervallo, ci vediamo tra poco dopo l'interruzione pubblicitaria, grazie.
Benvenuti di nuovo in studio per concludere un po' la nostra chiacchierata con Andrea Ligabue e Alessandro Palladino a proposito di bagno. Andrea, la nuova frontiera delle piastrelle quale sarà? Visto che Etruria Design produce piastrelle vecchio stampo, no? Allora la nuova frontiera dov'è? In quello che già esisteva, nel riscoprire diciamo, l'esistente e quindi riproporre il passato, stilemi del passato o cercare nuovi linguaggi? Beh, sicuramente oggi c'è una tendenza al riscoprire, è vero, un po' le tradizioni. Diciamo poi anche in questi momenti, chiamiamoli così, di difficoltà, diventa abbastanza facile un po' in tutti ad andare sulle cose consolidate. Quindi, costa meno, diciamolo. No, cioè, diciamo più che facile. C'è più voglia, è vero, di tranquillità e quindi diciamo andare sulle cose meno, diciamo così, all'avanguardia. Ecco. Quindi nelle riproposizioni. Riproposizioni sicuramente. Per quanto riguarda il discorso generale del prodotto ceramico, chiaramente la ricerca fa passi da gigante tutti i giorni e quindi diciamo che soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c'è un'evoluzione costante. Dopodiché, quindi noi non percepiamo nell'immediato queste caratteristiche, vediamo un prodotto magari che è sempre uguale diciamo a se stesso, ma in effetti che poi oggi c'è la tendenza ad allargare i formati, ecco, per andare un po' incontro anche al discorso che il progettista cerca nel limite del possibile di eliminare le fughe, ecco, quindi questo sicuramente è una strada che in futuro porterà, è vero, ad allargare i formati. Stiamo lavorando sull'abbassamento degli spessori per andare incontro anche lì, nelle è vero, a dei problemi nelle ristrutturazioni, i grandi problemi dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda l'esportazione. Ecco. Quindi questa è un passettino dopo l'altro l'evoluzione del prodotto ceramico. Se poi dopo vuoi sapere dove sarà, è vero, tra un po' la ceramica, è vero, diventa un punto interrogativo molto importante. Etruria Design quale progetto ha nell'immediato? Cosa presenterà, per esempio? Etruria Design, se parliamo del prossimo Cersaie, sarà un evidente riscoprire il passato. Mentre negli ultimi anni abbiamo cercato di evolvere la tridimensionalità del prodotto verso la modernità, quest'anno facciamo un passo indietro. Ecco. Poi dopo in previsione ci sarà un restyling dei colori, è vero, con una cura maggiore alla parte immateriale, diciamo, del nostro lavoro. Quindi vogliamo, come dire, indurre delle abitudini, anche delle abitudini estetiche. Abituatevi a questo perché per un po' sarà così, per non stravolgere poi mode e tendenze. Quindi vedremo delle cose, il déjà vu, possiamo dire, in un certo senso. Sicuro. Mentre invece nel caso della progettazione abbiamo capito che è il bagno scomponibile, o bagno passante, no? Ma dove passerà poi questo bagno? Abbiamo visto in camera da letto, interagisce direttamente, ma il bagno in soggiorno, che anche questa è una... Ci sono delle foto che ho portato dove appunto si vede un bagno, ad esempio di un appartamento, dove il bagno era, eccolo qua, qui lo possiamo vedere, era comunicante addirittura con la sala da pranzo e il soggiorno, quindi ho cercato di renderlo il più possibile l'elemento più caratteristico della zona giorno. Come? E creando questa struttura in acciaio, c'era un corridoio e un altro piccolo bagno di servizio. Allora l'ho ampliato, ecco, questo è quello che è uscito fuori, quindi quella traslazione della parete superiore rispetto a quella inferiore, la luce passa anche da sopra a sotto, quindi crea questo gioco di luce dalla parte del soggiorno, ma non si capisce finché non si gira questo cubo magico che cosa c'è dietro alla fine, no? Quindi è un elemento molto forte all'interno dell'appartamento, ma allo stesso tempo diventa quasi un gioco, no? Sì. Con una sorta di scatola ma anche cinese, un monumento un po' se vogliamo, sì, no? E la cosa simpatica è che entrando al suo interno
C'è una grande porta di legno da terra a cielo che scorre e scherma completamente solo il vaso. Poi una volta all'interno si chiude questa porta e appare dietro il vaso. Quindi è un gioco continuo di... Appare e scompare. Esatto, quindi appare una scompare cosa il molto... vaso. E, comunque ecco, c'è un po' una rigidità formale perché quella linea, quel taglio che troviamo anche dalla parte esterna, all'interno continua con uno specchio senza cornice, ma a filo lucido, ecco questo è il taglio dalla parte esterna, continua dalla parte interna e nella parte centrale è innestato il rubinetto proprio sullo specchio. Purtroppo dalle foto non si capisce bene, ma la parte interna dove era il top, la parte che comunica con il salone è completamente trasparente, quindi dall'interno del bagno si può vedere la parte della zona giorno, ma dalla zona giorno non riescono a vedere l'interno. Potrebbe essere un sistema, diciamo, per ricavare dei bagni dove non ci sono, piazzarli in salotto. Bene, noi abbiamo finito per questa puntata, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima.